Un saluto ai nostri ascoltatori e lettori. Altro approfondimento quest'oggi per un'iniziativa molto importante. La città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura e l'Associazione Abbonamento ai Musei, ha ideato un contest veramente molto molto bello legato alla rassegna Luci d'Artista. Con noi c'è l'assessore alla cultura della città di Torino, Francesca Leon. Francesca, grazie per il tempo che ci dedicherai. Buongiorno a tutte e tutti. Senti, come nasce l'idea di un contest fotografico proprio per celebrare le famose Luci d'Artista di Torino? Tutti quanti abbiamo con noi degli apparecchi che ci consentono di fare fotografie, ne facciamo continuamente. Le luci d'artista sono un elemento importante, artistico, che è presente nella nostra città. Tradizionalmente tra fine ottobre e il 15 di gennaio, e avendo deciso di prolungare la durata, vogliamo coinvolgere i cittadini e coinvolgere lo sguardo dei cittadini sulle luci. Obiettivo sulle luci vuole, diciamo, dare l'occasione a chi vive la città di darci l'occasione di guardarla con i loro occhi, e in particolare le luci d'artista. In fondo, attraverso la macchina fotografica, poi si riescono a cogliere aspetti, momenti che riguardano, diciamo, la vita della città. In particolare, magari lo sguardo sulle luci ci può aiutare anche a valorizzarle, a farle ancora più proprie, più nostre. Questo è Quindi molto abbiamo. importante. Devo dire, Francesca, purtroppo avendo pochi turisti o proprio non avendo turisti, quest'anno è proprio dedicata ai torinesi, però c'è un doppio effetto perché i torinesi tramite i social potrebbero raccontare e far vedere la nostra città a tutto il mondo, quindi c'è un effetto comunque turistico lo stesso. Sì, lo strumento digitale parla a un numero di persone molto vasto. Le catene sono lunghissime e far conoscere le luci d'artista attraverso gli occhi dei nostri cittadini è anche un modo di valorizzare la città e anche di valorizzare la capacità di cogliere il bello da parte di tutti. Ecco, questa è l'occasione per coinvolgere, l'occasione per guardare le luci. Per scoprirle, per scoprire gli angoli visuali che le rendono speciali. Quindi noi chiediamo a chi vuole di partecipare. Sono in palio per l'immagine più significativa e per quella che avrà più mi piace, un abbonamento musei gratuito. Che poi potranno utilizzare e noi speriamo che i musei rimangano aperti e che presto poi vengano aperti anche durante il weekend. Quindi un bel Quindi premio, un bel premio. il mio invito è guardate le luci, fotografatele, dateci il vostro punto di vista e poi ci sarà una giuria che valuterà gli scatti. Che sarà composta da persone che esperte di arte contemporanea, da uffici comunali, da chi si occupa da tanti anni di luci d'artista e quindi ha visto tantissime immagini delle luci, ma l'occhio del cittadino ci saprà far scoprire delle luci da un punto di vista diverso. Sicuramente diverso, le luci d'artista hanno e sono una bella storia. Senti, però parliamo di cultura, la pandemia, come sappiamo, ha in qualche modo messo in ginocchio, forse più di altri settori, proprio il settore della cultura. Molto si è riuscito a portare sul web. Io vorrei fare un pochino il punto con te anche per quanto riguarda la produzione proprio culturale torinese. È un momento drammatico per il settore culturale. Teatri chiusi, musei aperti solo durante la settimana, senza la certezza che poi si possa mantenere l'apertura. È drammatico in questo momento anche perché si sono bloccati tutti i ristori. È davvero un momento molto, molto difficile e questa crisi di governo si inserisce davvero in una situazione drammatica. Sono chiusi i circoli culturali. Sono chiusi i musei, sono chiusi i teatri, sono chiusi i cinema. Oggi andiamo in giro per la città quasi, diciamo, con poche mete da raggiungere. Ecco, e la cultura non è soltanto divertimento, la cultura fa parte della vita quotidiana delle persone, dovrebbe farne parte. Questo momento di stop è drammatico per chi lavora nel settore culturale.
è drammatico per tutte le filiere che sono collegate al settore culturale, ma io credo che abbia una conseguenza ancora più drammatica nella vita delle persone. Non andare al cinema, non andare a teatro, non poter andare in biblioteca o poterci andare solo su prenotazione, solo potendo prendere i libri in prestito, ma si perde la dimensione collettiva. Va bene, tante cose sono state online, ma credo che ci sia anche una fatica da streaming. Ormai è quasi un anno che viviamo questa situazione e la cultura sta vivendo in questo momento davvero in modo drammatico. Il mio auspicio è quello che chiediamo, anche come assessore alla cultura, come amministrazioni comunali, non solo Torino, è quello di concordare un'apertura che diventi permanente alle condizioni che verranno poste, ma che non veda poi la chiusura, perché non basta aprire e chiudere un museo. Aprire un museo vuol dire mettere in moto una macchina complessa, aprire un teatro vuol dire avere ovviamente gli spettacoli da portare al pubblico. Stanno lavorando i teatri dietro il portone chiuso dei teatri, stanno lavorando, stanno costruendo le loro produzioni. Ma non c'è prospettiva, non c'è programmazione. C'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di una programmazione unitaria a livello nazionale, altrimenti ogni regione sceglie la sua strada. C'è bisogno di interlocuzione tra il futuro governo e i comuni per costruire insieme la strada della ripartenza. C'è bisogno sicuramente di tanto investimento. La cosa positiva, devo dire, anche sentendo i nostri ascoltatori e lettori, è che c'è tanta voglia. Quindi, quando si potrà, come dicevi tu, l'importante è che non sia un stop and go, anche limitato, ma che ci sia continuità, perché la voglia comunque di ritornare e quindi a vedere film, cinema, teatri, seguire, quindi ad essere protagonisti in questo senso c'è, secondo me. Sì, c'è, lo sentiamo, lo abbiamo sentito anche quest'estate con Torino a cielo aperto. La partecipazione è stata importante, le persone si sono riappropriate dello spazio pubblico e tutti i teatri, i musei, le organizzazioni hanno gestito in perfetta sicurezza l'apertura e hanno garantito la sicurezza alle persone, non solo dal punto di vista della sicurezza fisica, ma anche della salute. Quindi il mio auspicio e soprattutto il lavoro che faremo anche con gli altri assessorati alla cultura, anche con ANCI, è di spingere il governo perché si concordi un percorso per la ripartenza. Per produrre cultura bisogna avere delle date, una prospettiva temporale, altrimenti diventa un massacrante gioco al rinvio che fa male a chi produce cultura, ai cittadini non dà certezze e questa distanza che si è creata tra la partecipazione e i luoghi della cultura sarà un lungo percorso di riavvicinamento. Senti, chiudiamo con un'informazione tecnica. Alcuni ascoltatori ci chiedono, alcuni hanno il Pass 60 o altro abbonamento musei. Per chi non l'ha potuto utilizzare per le cause che abbiamo detto, ci sarà un prolungamento, si potrà recuperare in parte? Allora, lo scorso abbonamento musei era stato già prorogato, avevano già prorogato le scadenze, sicuramente prenderanno dei provvedimenti rispetto a questa fase, perché e ringraziamo anche tutte quelle persone che hanno acquistato l'abbonamento nel periodo natalizio, fiduciosi che presto si sarebbe ricominciato ad andare nei musei. L'abbonamento musei o tutte le attività che facilitano l'accesso alle persone, ai musei o alle attività culturali o anche alle attività sportive, in questi mesi hanno sempre tenuto conto della pandemia. C'è da dire anche e da ringraziare tutti quei cittadini che invece hanno rinunciato alla proroga, ritenendo l'acquisto dell'abbonamento musei, per esempio, un sostegno al settore culturale. E lo è effettivamente, quindi di questo ringraziamo i cittadini per aver dato fiducia al nostro sistema culturale. E questo è successo anche con i teatri, è successo con il Teatro Regio, col Teatro Stabile. Molti abbonati hanno deciso di donare e di non chiedere il rimborso del proprio abbonamento. Questo è stato un segno di affetto e di sostegno vero alle nostre istituzioni culturali.
Mi sembra un bel segnale. Grazie Francesca, faremo poi un recall su come è andato il contest fotografico e ci aspettiamo di vedere naturalmente qualcosa fatto dai torinesi. Assolutamente, e mi raccomando, uscite, passeggiate, guardate le luci e fotografatele. Aggiungo con la mascherina i distanti almeno un metro. Grazie Assolutamente. Francesca. Grazie, grazie a Perfetto. tutti. Arrivederci.